Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, siamo nella casa di preghiera Gesù Amore, e in questo spazio chiamato Asterischi Carismatici. Vi ho portato fuori oggi perché volevo farvi vedere questa collina. Qui nel 1998, io appena sacerdote novello, erano pochi mesi che ero stato ordinato, ho partecipato a un incontro di preghiera in questo luogo. Questa collina era gremita di fratelli e sorelle, e là sotto c'era un altare dove è stata celebrata la messa e poi successivamente è stata fatta un momento di preghiera di guarigione. Questo incontro era tenuto da padre Emiliano Tardif, che molti di voi conoscete, e era la prima volta che io partecipavo a un suo incontro. Avevo letto i suoi libri, la sua testimonianza, addirittura avevo letto qualche articolo della rivista Rinnovamento nello Spirito, un pochino più vecchia, dove lui era stato a Rimini, migliaia di persone erano presenti. Anche lì Padre Emiliano Tardif, esercitando i suoi carismi, il Signore attraverso di lui operava guarigioni, guarigioni che accadevano veramente. Lui chiamava questo suo carisma la parola di conoscenza. Ed è proprio di questo carisma che oggi vogliamo parlare. Ecco che continuiamo a parlare di questo carisma di conoscenza o parola di conoscenza. Noi questo carisma lo troviamo elencato in quella lista famosa che San Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi e è inserita proprio all'inizio, al versetto 8, che dice così: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. E poi troviamo ancora nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, versetto 25, quello che ci può spiegare che cosa è questo carisma di conoscenza. In questo modo, dice San Paolo, i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. Cioè, vuole dire questo. Paolo sta parlando delle assemblee carismatiche della comunità di Corinto e dice che il carisma più importante è certamente quello della profezia, perché ha il potere di toccare il cuore. Quindi dice che a un certo momento può entrare una persona estranea e vedere tutti parlare in lingue e considerare che sono tutti impazziti, ma se profeticamente le vengono rivelati quello che c'è nel suo cuore, quindi può essere i peccati o qualcosa, ecco che questa persona riconoscerà la presenza di Dio. Quindi Dio che fa conoscere qualcosa che è all'interno della persona e che Dio vuole salvare, Dio vuole guarire, Dio vuole risollevare, Dio vuole costruire. Perché questo carisma di conoscenza è dentro a quel ventaglio delle manifestazioni dello Spirito Santo e dei doni profetici. Allora vediamo a livello biblico dove possiamo trovare questo carisma, e che si manifestava in modo particolare certamente nei profeti. Uno di questi profeta è il profeta Nathan, che qui è molto evidente. Davide pecca gravemente, Dio rivolge la sua parola a Nathan. Nathan era all'oscuro di quello che Davide aveva fatto. Dio rivela a Nathan il peccato di Davide. E Nathan va da Davide per portargli il messaggio che Dio aveva rivolto a lui. Così pure anche Eliseo le viene mostrato in visione, cioè gli fa conoscere Dio in visione, dove erano gli accampamenti dei nemici, e così in quel modo poter salvare il suo popolo. Gesù. In Gesù troviamo questo carisma. Gesù era pieno di Spirito Santo, aveva la pienezza dello Spirito, quindi lui aveva tutti i carismi. E
E in un luogo dove noi troviamo evidente questo carisma, in Gesù è nel capitolo 4 di Giovanni, il famoso brano dove Gesù incontra la Samaritana. E Gesù a un certo momento, in questo dialogo che aveva stabilito con la Samaritana, le dice: va a chiamare tuo marito e poi torna qui. E la donna risponde che non ha marito. E Gesù dice qualcosa che colpì la Samaritana, che gli ha detto: hai detto bene, non ho marito, perché tu ne hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. E la donna riconosce in Gesù un profeta, cioè Gesù conosce il cuore, conosce la vita di quella persona. Un altro brano in quale noi possiamo trovare, diciamo, questo aspetto della conoscenza è in Atti 9:10, dove Anania, che era un cristiano, viene rivolta la parola del Signore e gli fa conoscere che nella sua città c'è Paolo, colui che perseguita i cristiani e che Dio vuole istituirlo come il suo apostolo, e le dice così: alzati e recati nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporre le mani perché recuperasse la vista. Un altro brano nel quale possiamo anche percepire questo dono di conoscenza è in Atti 10, versetto 11, dove Pietro vede calare dal cielo una visione, una tovaglia dove c'erano tutti gli animali che il giudaismo e l'ebraismo consideravano impuri. E dice così la parola: e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile ad un gran lenzuolo, tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili, terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Poiché Pietro replicò che non avrebbe mangiato nulla di impuro, la voce aggiunse: le cose che Dio ha purificato, tu non farle impure. E noi conosciamo che da qui è iniziato il ministero di predicazione da parte di Pietro ai pagani. Attraverso questa immagine, attraverso questa conoscenza, Dio sviluppa, diciamo così, il ministero di San Pietro. Allora volevo continuare, ho trovato questa definizione del carisma di conoscenza che volevo condividerla con voi. Che cosa è la conoscenza, il carisma di conoscenza? Una conoscenza che entra nel pensiero non attraverso le vie normali del ragionamento o della percezione, ma per mezzo di una rivelazione. Ecco, il carisma di conoscenza è una rivelazione come lo è la profezia. Si tratta di una rivelazione soprannaturale relativa a situazioni, fatti, eventi del passato, del presente, che non siano conosciuti per mezzi umani. È un frammento dell'onniscienza di Dio, rivelata alla nostra intelligenza, relativo a un fatto determinato, una diagnosi che Dio fa di un fatto, di un problema, di uno stato d'animo, di una situazione e che comunica alla nostra mente. Quindi questa è la conoscenza. Dio fa conoscere un fatto specifico del passato o del presente, una situazione di una persona, io direi anche di una comunità e anche di un'assemblea, poi vedremo il perché.
Questa manifestazione dello Spirito Santo si manifesta con uno scopo di informarci che Dio sta facendo e che vuole fare qualcosa nella vita, appunto, di una persona, di un gruppo di persone o in un'assemblea. Come vi raccontavo prima all'inizio, padre Tardife, che questo carisma ce l'aveva in modo forte, permanente, e lui lo utilizzava durante il ministero, il servizio di guarigione, e lui dice che Dio faceva conoscere a lui che stava operando in quel momento una determinata guarigione, no? E diceva, per esempio, c'è qui una donna che ha un tumore e al fegato, addirittura a volte anche diceva dove quella donna era in tutta quell'assemblea, e quella donna specificamente c'era, precisamente c'era, e il Signore agiva in lei e quindi portava guarigione. Allora, come carisma profetico, ha uno scopo, come tutti i carismi. E quindi possiamo dire che la parola di conoscenza ha lo scopo di incoraggiare, ha lo scopo di edificare, di restaurare, ha lo scopo di guarire fisicamente, interiormente, di liberare, di correggere, di rafforzare, di dare vitalità, di convertire, di farci prostrare a terra per adorare Dio, come abbiamo letto prima in Prima Corinzi 14. Questo tipo di dono profetico nel mio ministero io lo chiedo a Dio e lo uso quando viene ovviamente dato. E nella preghiera di animazione, la preghiera di animazione carismatica, nella preghiera di intercessione davanti al Santissimo Sacramento, quando preghiamo per le necessità delle persone, dei fratelli e le sorelle, e nella preghiera sui fratelli in maniera individuale, ma anche vi posso dire durante la predicazione. Ho una testimonianza di farvi, per esempio, come la mia esperienza. Mi viene in mente quella volta che ero in un seminario sui carismi, appunto, ero negli Stati Uniti e le persone si erano divisi in piccoli gruppi per pregare l'uno per l'altro. E io insieme a un altro sacerdote passavamo per questi gruppetti, da questi gruppetti, e ricordo bene questo momento che mi avvicino a un piccolo gruppo dove c'era un signore americano di origine asiatica e stavano pregando per lui. Io appoggio la mia mano sulla sua spalla e in quel momento il Signore mi dà un'immagine. Questa immagine vedo una strada che io non conoscevo. Vedo un bambino asiatico, un signore molto autoritario che maltratta questo bambino, e questo bambino rimane impressionato da queste parole, che io non so cosa erano, che parole erano, ma rimane molto impressionato a livello interiore. Io comunico a questa parola, questa immagine a chi era l'animatore principale di questo piccolo gruppo. E tra l'altro era in inglese, quindi l'ho detto perché io non parlo benissimo l'inglese. È stato comunicato a questo signore questa parola e lui confermò che aveva bisogno di essere guarito nella figura paterna di queste ferite interiori che ancora erano dentro di lui e che non riusciva a superare di quello che il padre, attraverso questo maltrattamento, aveva causato nella sua vita, anche nella sua vita adulta. Quindi i fratelli hanno pregato perché ricevesse la guarigione interiore.
attraverso questa parola di conoscenza. Allora, come si riceve questa parola? Viene a noi sotto forma di immagine, questa è un'esperienza che io vivo spesso, una parola, proprio una parola specifica, attraverso un'illuminazione o intuizione interiore. Che fare quando uno riceve questa parola di conoscenza? Io vi racconto la mia esperienza personale. Io chiedo, come vi dicevo prima, questa parola di conoscenza all'interno del mio ministero, del mio servizio, durante la preghiera di animazione, come anche, come vi dicevo, dell'intercessione e pregando anche individualmente le persone. Io prima di tutto faccio un discernimento e questo discernimento è chiedo a Dio che attraverso il sangue di Cristo, se questa cosa non viene da Lui, venga purificato e me lo tolga dalla mente. Ma se questa cosa è persistente, allora che cosa faccio? Se sono insieme ad altri animatori, la comunico agli altri per vedere se c'è una conferma di questa immagine. Molto spesso è così. Perché siamo all'interno di un filo profetico e a volte quando mi viene data questa parola anche aspetto che durante la preghiera venga detta appunto una preghiera o venga letta una parola o qualcosa che mi faccia capire che è quello, viene da Dio e quindi deve essere detta. Perché se è una parola di conoscenza, deve essere detta, deve essere proclamata, deve essere annunciata perché produca l'effetto che Dio vuole nella vita delle persone. E quindi come dirla questa parola di conoscenza? E questo dipende dalle situazioni e i contesti. A volte si può dire direttamente, a volte si può dire in forma di preghiera. A volte mi è capitato di affidarla a chi presiede la preghiera d'animazione perché veda lui o lei come attuarla, come dirla, come pregarla. A volte mi è capitato che durante anche una predicazione ricevo una conoscenza e quindi a volte questa conoscenza viene accompagnata da una parola presa dalla Bibbia e quindi io l'annuncio perché Dio possa agire in modo particolare su quell'assemblea o su quelle persone in quale Lui vuole fare qualcosa nella sua vita interiore e fisica. In sintesi, cosa è la parola di conoscenza? Che cosa fa? Dio vuole intervenire, Dio vuole fare qualcosa, vuole dire qualcosa immediatamente e vuole agire. Agire nella vita di una persona, di un gruppo di persone e per operare le sue meraviglie. Ora pensiamo a questo: tutti i carismi hanno uno scopo, un obiettivo, costruire il regno di Dio. Costruire il regno di Dio. E servono per evangelizzare, servono perché il regno di Dio si stenda in mezzo a noi. Allora, accogliamo i carismi del Signore. Allora, io ho finito in questo momento. Se vi è piaciuto questo video, è la prima volta che lo vedi, io ti invito a guardare gli altri. Si chiamano Asterischi Carismatici e li trovate sulla pagina Facebook del Rinnovamento nello Spirito Santo o sul profilo Facebook del Rinnovamento nello Spirito Santo, scusate, profilo YouTube del Rinnovamento nello Spirito Santo. Asterischi carismatici e lì troverete tutti gli altri carismi per essere edificati e per poter poi chiederli e usarli perché il Signore manifesti la sua potenza in mezzo a noi. Grazie.